Anna Siccoli, responsabile del FAI di Fano. Siamo di fronte al laboratorio di biologia marina, Marine Center. Perché siamo qui? Siamo qui perché questa struttura così importante, così affascinante, entra proprio nella filosofia del FAI. Il FAI si occupa di tutto quello che è naturale, che è tecnologico, che possa avanzare per le biodiversità, tutto ciò che riguarda la natura, il mare, il cielo e quant'altro, oltre naturalmente ai castelli, ai monumenti, ai paesaggi e tutto il resto che seguiamo. Quindi sarà questo l'oggetto delle visite, delle aperture, delle giornate del FAI d'autunno? Sì, questa è una scelta che ci riempie di orgoglio perché su 700 aperture in tutta Italia il FAI ha citato tra le chicche questa apertura, per cui ci fa piacere essere citati in questo ambito. Che cosa potranno vedere, che cosa potranno ascoltare anche i cittadini che sabato e domenica visiteranno questo luogo? Il compito di illustrare questa struttura l'abbiamo lasciato ai docenti e che seguono quotidianamente questo lavoro, perché è talmente importante, talmente tecnologico quanto racchiude questa struttura, che ci sembrava più adatto dare a loro la possibilità di illustrarci, di farci appassionare, di integrarci. Modalità, tutto quello che serve per le visite, per far conoscere il pubblico. Per fare le visite, sabato e domenica dalle 15 alle 18:30 sarà possibile accedere a questo luogo solo per gli iscritti. E chi si vuole iscrivere in loco naturalmente è possibile, e c'è una riduzione di qualsiasi tipo di quota di 10 euro proprio per invogliare all'iscrizione, perché noi viviamo sugli eventi che facciamo, sulle iscrizioni, sugli sponsor, per tenere in eccellenza i 73 beni che abbiamo sparsi per tutta l'Italia.